suggestione, questo è il Ponte della Maddalena, quindi pensate che suggestione, si veniva qua a Napoli, vabbè, a parte la vita di Conte, ma per due grandi fenomeni, l'eruzione del Vesuvio e gli scavi di Ercolano Conte, sulle visite da Vincenzo. Questi erano gli attrattivi. Il Vesuvio in eruzione dall'abito del Greco, l'ascesa ci viene ben descritta da Goethe nelle sue lettere, si doveva andare accompagnati da le guide che o portavano i visitatori sulle spalle o li legavano con delle cinghie e li tiravano. E Goethe racconta, c'è una bella storia di Goethe, che per poco non è rimasto accoppato, perché mentre si stavano avvicinando al cratere ci fu un'esplosione. Anzi, c'è, nella storia c'è un'altra storia ancora più deliziosa. Sapete che Goethe in Germania aveva un amante, anzi la von Stein, e si dice che lui lasciò la Germania e si fece questo viaggio in Italia perché la voleva dimenticare. Lei evidentemente gli scriveva: tu sei in Italia, sei a Napoli, non mi pensi più. Goethe risponde: no, ti ho pensato perfino all'ascesa sul Vesuvio, dove quasi ci stavo lasciando le pinne, tanto è vero che ti rimando la busta bruciacchiata della tua ultima lettera che io portavo sul cuore. Quindi per poco non abbiamo perso uno dei più grandi poeti della Germania. E poi la visita di Ercolano, in questa è Lusieri, vero? In questa Ercolano, che noi, è Portici, che noi chiamiamo, si chiamava allora, oggi è periferia urbana, no? Lasciamo stare. Però allora era definito un luogo di regge delizie, perché c'erano laghetti, stagni, per cui il re fa questa reggia non solo per il clima e fuggire da Napoli per un periodo estivo, ma anche per recarsi a caccia. Del resto, quando uno poi va dietro la reggia di Portici, cosa che consiglio di fare ai giovani, ci sono, come dire, un po' il resti brandelli del paesaggio antico. È quello che diceva, sempre ci si deve portare appresso una fiancola. Questo è il teatro di Ercolano, ieri proprio c'è stata la conferenza di Dieter Richter, ha mostrato alcune di queste immagini. All'inizio ci si doveva proprio calare per un pozzo, i visitatori, era il pozzo che serviva agli operai per tirare sulle stalle. Così i visitatori non è che venivano imbragati e messi giù, evidentemente c'era una sorta di ascensore, una tavola di legno tirata su con le carrucole. E poi dopo, forse proprio ad agio dei visitatori, si fece questa lunga scalinata, che non so se è visibile il teatro, perché ogni tanto si inonda d'acqua e quindi lo chiudono, non è consentita la visita. E questa è la guida che spiega ai visitatori illustri monumenti all'interno del teatro, perché il teatro è stato sommerso da questa eruzione vulcanica per circa 20 metri di altezza, questa eruzione di tuffo, essenzialmente sono tuffi, per cui è scavato per cunicoli. Immaginate una groviera, quindi i cunicoli passano attraverso il teatro, non è stato scavato, a parte che non è stato portato alla luce, ma non è stato scavato completamente. E la reggia di Portici, che fu la prima sede del Museo Ercolanense, era qui allocato, dove si portavano i pezzi di Pompei e Ercolano. E pensate che modernità, non solo esponevano oggetti belli, ma avevano anche la sezione della cucina, la sezione degli artigiani. Interessante, Don Amedeo, mi do mai lui, nel Museo di Napoli, quando era ancora sovrintendente, fece lì dove è il giardino, dove oggi ci sono i depositi di colonne e blocchi, fece delle aule tematiche di argomento pompeiano, che poi sono state trascurate, in parte crollate, eccetera. Però come già, torniamo alla reggia di Portici, come già allora ci si poneva il problema
di ricostruire i contesti per dare un'idea della vita quotidiana degli antichi.